Step one, you say we need to talk. He walks, you say sit down, it's just a talk. He smiles politely back at you. You stare politely right on through. Some sort of window to Batticuore, ci troviamo in una delle città capitali del vino, il vino primitivo, perché questa terra è appunto l'origine del vino primitivo. In questa zona se ne coltiva un po' anche nei paesi limitrofi, ma se vogliamo dirla tutta è anche la città dell'olio, quindi indizio, vino buono, olio buono, ma... Sorge a 107 metri sul livello del mare, qui nei pressi c'è il Monte Bagnolo. È uno dei paesi della provincia di Taranto e nelle vicinanze vi si trova Manduria. Avete indovinato? Amici di Batticuore, ci troviamo a Sava, in provincia di Taranto. Le origini del nome di Sava hanno una provenienza dubbia, alcune versioni anche addirittura contrastanti. Pensate che alcune tra le dicenze popolari attribuisce a Sava il nome di Saba, quello di un'antica famiglia patrizia e quindi di epoca romana. Qualcuno pensa che il nome di Sava derivi dall'antica roccia arenaria, la cosiddetta Sabua, nome di origine latina. Sava, luogo di terra, mare e cultura. Tutto allietato da delle spiagge magnifiche che si trovano proprio qui, a due passi da Sava, nel comprensorio della litoranea salentina. Sava è anche il centro di un museo missionario cinese e di storia naturale, pensate, dal 2009, quindi di recentissima istituzione. Beh, a questo punto vi abbiamo detto un po' tutto di Sava e allora è qui, a Sava, nel cuore della litorale salentino, in provincia di Taranto, dove cercheremo di far innamorare, di far conoscere qualcuno o qualcuna di voi. Siete disposti a seguirci? Batticuore comincia! Adesso chiederemo che cosa vi piace di più. Lasciamo tema libero. E poi li provochiamo, questa è la provocazione, e poi da lì vediamo un po' se la cosa che piace di più può mettere in gioco l'amore. Secondo voi? Che cosa vi piace di più? Di cosa? In generale. In generale? La musica. Musica. La musica, che cosa suonate? Suoni? Chitarra. Tu? E tu? Chitarra. Ma siete sorelle? Gemelle. Ma guarda, che fortuna. Rinuncereste mai alla musica per amore? No, perché gioca è già amore. E quindi tu non ci rinunceresti? No. E tu? No, nemmeno, no. Come vi chiamate? Serena. Miriam. Beh, siete fidanzate? No. No. Volete giocare con noi a Batticuore? Batticuore, no. No. In questo momento andiamo niente Batticuore. Niente. Niente. Il cuore impegnato? Sì, con la musica. Ciao Batticuore! Che cosa ti piace di più? Che cosa mi piace di più di che cosa? In generale. Non... C'è una cosa che ti piace di più? La vita. Vivere bene. Vivere bene. Per esempio? E senza molti problemi, avere un posto di lavoro sicuro. Ecco, rinunceresti al lavoro per amore? No. Tu sei sposato, fidanzato? Sì, sposato, con sposato. Figli. Tre figli. Beh, come si chiama tua moglie? Giuseppina. Qual è la cosa che vi piace di più? In generale, una bella vita. Particolare? A prescindere dalla bella vita. Ma secondo me la cosa che piace di più momentaneamente è il mangiare. Rinunceresti al cibo per amore? No, assolutamente.
E tu? Qual è la cosa che ti piace di più? Specialmente se c'è il lavoro soprattutto, e poi mano a mano come va la vita. E rinunciaresti al lavoro per amore? Al lavoro per amore no, più il lavoro è amore. E tu? Lo stesso. Non rinunceresti a niente, diciamo così. Quindi l'amore viene dopo. Sì, soprattutto perché se non hai prima la materia prima, dico, non ha importanza. Cioè, è come se hai una bella macchina, no? E dici, che vuoi prima, una bella macchina o una bella donna? Preferisco la macchina per poter prendere quelle belle donne. Chi non lavora? Non fa l'amore. Chi non lavora? Non fa l'amore. Qual è la cosa che vi piace di più? Ti puoi girare, come ti chiami? Come ti chiami? Federica. Federica, qual è la cosa che ti piace di più? Non lo so, non saprei. Secondo te? Lei come si chiama? Moira. Moira, vieni qua. Qual è la cosa che ti piace di più? Studiare. Oh, rinunceresti allo studio per amore? Se c'è sì. Tu sei fidanzata? No. Intendi fidanzarti? No. Guarda, la nostra trasmissione, sei maggiorenne? Sì. Ecco, la nostra trasmissione si chiama Batticuore. Noi praticamente... Ah, ecco, scusa. No, ma non mi interessa nessun tipo di... No, giochi con noi a Batticuore. No, cioè praticamente noi ti facciamo girare a Sava, ti facciamo cercare l'anima gemella. No. Non voglio anima gemelle, no, mi dispiace. Allora, qual è la cosa che vi piace di più? Che cosa? Che ne so io, a te deve piacere. Di Sava? No, in generale, così. Cosa fai nella vita? Studio. Studi, che studi? Giù. Se il tuo fidanzato ti dicesse, guarda, tu per amore devi lasciare lo studio, tu cosa gli risponderesti? No. Perché lo studio serve, per un domani. Quindi non rinunceresti allo studio. Tu sei fidanzata? No. Quanti anni hai? 14. Beh, e allora? C'è un fidanzatino, qualcuno? Non possiamo dire. No, non sono fidanzata. Va bene. Ciao, Batticuore. Qual è la cosa che vi piace di più? Sta a parlare di donne, di mangiare, cioè sta cosa di più. In generale. Che cosa vi piace di più? Se non chiedi il motivo di quello che... Ma c'è una cosa che vi piace di più, non so, a tema libero. Che argomento? A tema libero, senza nessun argomento. La vita soprattutto. Vabbè, ma che cosa in particolare della vita? La vita, stare bene, andare d'accordo con la famiglia. Noi siamo gente anziana e andiamo d'accordo con la famiglia. Benissimo. Siamo tradizionalisti e ci piace la famiglia. Oh, perfetto. Siamo contrari a questa forma di vita di adesso che tutto va bene, ma invece non va bene niente. Cioè, va bene o non va bene? Non va bene. No, un momento, la politica, non possiamo parlare di politica. Allora, dunque, non va bene, cioè va bene o non va bene? Troppe ladre in giro, troppe ladre. Ma voi siete sposato, avete detto, quanto tempo? 44 anni di matrimonio. Facciamo un bel video messaggio alla signora, come si chiama la signora? Signora Giovanna. Giovanna, allora va. È una vera compagna, per cui siamo contenti di vivere, di poter proseguire più anni della nostra vita, perché sono già 44 anni, ci potremmo fare 60, tanto di guadagnare. In bocca al lupo, tanti auguri a voi. Grazie.